Se da un lato è giusto chiedere e pretendere agli automobilisti il rispetto delle regole, dall'altro è anche giusto che le forze di polizia degli enti locali si adeguino al rispetto delle procedure e che le procedure stesse non possono in alcun modo essere derogate per far cassa. La multa che si era vista arrivare a casa di oltre 800 euro era infatti illegittima. Tutto nasce da un controllo sulla viabilità eseguito con una semplice apparecchiatura di videocontrollo, una normale telecamera fissa. La violazione era stata rilevata circa un anno fa nel territorio comunale di Laterina Pergine. Da alcune telecamere di videosorveglianza la polizia municipale appunto aveva rilevato che il mezzo era scoperto di copertura assicurativa, senza che però ovviamente i vigili facessero una contestazione immediata di questa mancanza all'automobilista stesso. Da qui il ricorso presentato dalla cittadina. È stato fatto un primo ricorso gerarchico alla prefettura chiedendo l'annullamento del verbale proprio per la singolarità della procedura utilizzata, però la prefettura in quel contesto aveva ribadito il regolare adempimento da parte della polizia municipale ritenendo quindi fosse legittimo. Conseguentemente quindi abbiamo fatto una prima opposizione davanti al giudice di pace, all'esito del quale comunque è stata dichiarata l'illegittimità del verbale stesso e quindi lo stesso quindi è stato annullato. Conseguentemente però la prefettura ha promosso appello contro questa sentenza, scomodando anche l'avvocatura di Stato, e lo scorso giovedì appunto anche il Tribunale ha ribadito la legittimità della sentenza di primo grado e quindi l'annullamento del verbale. E contestualmente poi la prefettura è stata condannata anche ad oltre 2.000 euro di spese legali. Fermo restando la colpa specifica dell'automobilista, la presenza degli agenti di polizia è dunque necessaria in tutti i casi in cui l'accertamento avviene con apparecchiature non omologate per il funzionamento automatico. Si trattava di telecamere di videosorveglianza, quindi che potevano essere utilizzate unicamente come ausilio da parte delle forze di polizia e quindi rilevare eventuali irregolarità dalle targhe dei veicoli, ma che comunque non potevano essere utilizzate per sostituirsi all'operato degli agenti stessi, nel senso che comunque non potevano essere utilizzate per fare contestazioni in differita, quindi a distanza. Questo tipo di sanzioni può essere sollevata in differita come nel caso degli autovelox o come anche nel caso delle telecamere di ZTL, controllo appunto targhe nei centri abitati. Da qui l'appello agli altri automobilisti che possono aver ricevuto simili verbali. Il mio invito è comunque a chi si trovasse in queste circostanze, che quindi si trova semplicemente a dover essere a trovare quindi una sanzione direttamente recapitata a casa, comunque di far valere i propri diritti e di far valere comunque la legittimità dell'operato anche da parte delle forze di polizia.